successo. No, insomma, non succede di solito. Presi dall'emozione della cosa, quel giorno l'abbiamo avuto dentro. Non cos'è successo quel giorno, come siamo arrivati a quel giorno. Cioè, a me piacerebbe sentire anche voi, perché credo che abbiate fatto delle riflessioni sul percorso, no? Oppure c'è una cosa di domande e risposta. No? No, nel senso che ogni laboratorio è un caso a sé. Cioè, io credo che avevo detto, ma no? Non c'è una regola. Se io ho finito adesso in Napoli, ho fatto una cosa sulla la pelle di cui siamo da parte, con 23 attori, e fare esercizi completamente diversi. E siamo andati proprio in un'altra direzione. Per cui dipende un po' dal gruppo, dalle persone, da come si mette insieme, dallo spazio. No? Sono successe delle cose. Secondo voi cosa è successo? Sono curioso di sapere dal vostro punto di vista cos'è accaduto. Altro non ci penso. La prima cosa che mi rimane è questa cosa che non so dire quando è successa, questa idea per cui tu non, cioè se, la tua guida è sempre un altro. E tu, cioè questa cosa di essere circolare, di un gruppo circolare, cioè tu sei guida di un altro ma senza saperlo, e ti prendi un altro come guida, in modo da non essere centrato solo su di te, chiuso. Questa è una cosa forte che ho sentito. Non avevi fatto mai esperienze di questo tipo, sì? No. Non in modo così evidente. Ed è invece una cosa... Molto forte. Principio forte, sì. Principio. Una cosa che mi interessa molto. Ne abbiamo messo lì una cosa, poi vediamo che mettiamo tutto insieme, poi per aggiungere altre cose dopo se ti vuoi dire. Mm? Gasp. Secondo me era interessante il fatto che ci fossero risorse molto diverse e che sono state comunque utilizzate per le possibilità che avevano e con le capacità che avevano. Non era un gruppo scontato, perché comunque arrivavamo da nature, da matrici diverse, no? Con vissuti anche esperienziali legati al teatro molto differenti, però è stato interessante scoprire quella capacità comunque di interagire di anime e storie un po' diverse, che non è scontato che accade in 7 giorni di lavoro così concentrati nel tempo. Non perché sei stato bravo te, ma secondo me è accaduto perché c'erano probabilmente delle condizioni appunto di tempo intensivo per cui si stava nelle cose, quindi poter esplorare in una condizione continua di lavoro di 6, 7, 8 ore probabilmente ci ha obbligato a stare, no? Se sì, dovevamo stare facendo degli scannati da un'ora. Come mai? Quali sono stati gli esercizi? Cioè, per te questa cosa che stai dicendo è molto importante, come per lei l'idea, lei l'ha detto l'esercizio della guida, no? Lei, come dire, mentre parlava di questo, ha detto anche il meccanismo. Per non restare sul vago, è molto interessante, ci siamo trovati. Fatico a trovare un'anima di un esercizio. No, cioè, ma è questa. Se ti devo dire qual è. È questa la fatica che bisogna fare, perché se no sembra sempre che è un miracolo. È tutto artificio, non c'è nessun miracolo per fare, per arrivare a compiere un percorso. Non è un miracolo. No, però se, il miracolo nel senso che siamo stati bene insieme, ah, sì, ci siamo trovati, sì, lo spazio, sì, sì, abbiamo interagito bene, ma guarda un po' perché, quali sono stati i meccanismi, oppure quali sono stati invece i meccanismi in certi giorni che, no, perché ci sono stati anche quelli, tanti momenti in cui si sono tirati più spezzi, in cui c'è stata meno forza, meno energia, cioè c'è sempre... Secondo me l'improvvisazione reiterata, cioè stare in un'improvvisazione per un'ora e mezza, 2 ore, come abbiamo provato a stare, cioè ti porta comunque a trovarti con il dato di realtà di dover trovare delle soluzioni creative, quindi lì comunque stai e peschi dalle competenze che hai, dai ricordi che hai, dalle abilità che hai o non abilità, quindi il concetto del tempo secondo me è stato un elemento molto determinante, cioè lo stare in un tempo protratto, in una condizione creativa costante,
non è un miracolo, però impone alle persone comunque di cercare delle cose. Talvolta le trovi, talvolta no, però. Secondo me tutti quegli esercizi che hanno lavorato sulla presenza e sull'esserci all'interno di un gruppo. Io ho trovato incredibile questo passaggio da questo tipo di esercizi, quindi quando ci mettiamo in cerchio e qualcuno mi deve saltare addosso, prenderlo, oppure qualcuno moriva e doveva essere pronto a prenderlo, oppure camminare per un'ora dalla situazione di mobilità alla velocità massima. E io facendo questi esercizi ho sentito concretamente, palpabilmente, al momento in cui lavoravamo sull'improvvisazione di gruppo, che quella cosa che avevo fatto in quel momento io ce l'avevo, no? A livello di gruppo. E poi soprattutto che in quella condizione lì avevamo il tempo perché qualcosa accadesse. Cioè c'era tempo perché accadesse, non c'era fretta. E poi un'altra dimensione palpabile, sempre temporale, è che io sentivo quando stava per accadere qualcosa. E sentivo quando perdevo l'opportunità per farla accadere. E credo che questo fosse portato da questo tipo di esercizi. Per esempio, quando tu sei arrivato, la prima cosa che hai fatto è farci subito fare gli esercizi di questo tipo. Adesso non ricordo esattamente i primi. Il primo esercizio è andare a scoprire lo spazio dove stavate bene, dove non stavate bene. E poi quindi però tutti gli esercizi di degli occhi, pensare che c'era l'entrata dello spazio. Cioè, sono tutti esercizi che ti spiazzano, cioè ti costringono a essere lì in quel momento e aprirti completamente. Secondo me c'è stato un momento, un esercizio che è stato fatto, penso, il giorno dopo i racconti. E noi eravamo tutti sparsi, dovevamo sapere che avevamo dietro, che avevamo di fianco. E in quel momento lì, e poi dopo si è creata quell'improvvisazione a occhi chiusi, dove ognuno ricordava un po' il racconto di tutti. Che poi, secondo me quello è stato un momento importantissimo. Cioè, per me è stato tanto. Sia come sentire la presenza di tutti e sentirsi dentro una presenza, e anche sul cogliere il momento, la cosa da dire in relazione con quello che dicono gli altri. Per me è stato un momento importantissimo, proprio di svolta del lavoro, forse anche perché veniva già dopo i racconti, c'era già più materiale. Io non so se nel tuo lavoro c'è un'intenzionalità, ora mi spiego, un'intenzionalità tra virgolette affettiva. Un'intenzionalità? Affettiva, che mi spiego. C'erano alcuni suggerimenti, indicazioni che usavi che a me colpivano rispetto alla capacità di aiutare un gruppo a formarsi, di avere anche circolare l'energia dell'affettività. Che proprio sull'esercizio della guida dell'imitatore, che tu dall'inizio hai detto questo lo faremo sempre, questo sarà il senso del lavoro, sarà il lavoro che noi faremo, tornerà costantemente, infatti è tornato in vari modi, in varie forme l'esercizio della guida. Non ricordo più se forse il secondo o il terzo giorno, a quel punto tu hai detto imitare e stare con, e mi è sembrata una, appunto, questo dico un'affettività intenzionale, non stare con, ti sto accanto, non è solo faccio il gesto esattamente come tu lo stai facendo, ma sono in questo tempo con te e in questa dimensione con te. E anche questo è forte effettivamente, e diventa forte per me che lo guardavo da un punto di vista della ricerca, della creatività, che questa. Infatti quando ha dato questa indicazione, questo suggerimento, a un certo punto tutto il lavoro ha preso un'altra svolta, come se è stato compreso il significato profondo di questo modo di operare. È stato proprio da fuori il salto, è stato quasi evidente, è stato evidente, non quasi, cioè il momento in cui vi ha detto è stare con, non era più, ripeto, ma il tutto ha preso una qualità, mi viene questo termine, una qualità. Io per me c'è stato un momento particolare che non ricordo quale è come ho detto, però in un'improvvisazione non ricordo più però che ho sentito una cosa, io di solito nell'improvvisazione in questi lavori qua
vado molto di impulso, di emotività, quello che sento di molto lo faccio, se lavoro senza la razionalità. E in quell'improvvisazione lì, in quel momento, ho sentito come se avessi trovato una qualità diversa che non sta né nella razionalità né nell'emotività, ma in un'unione tra queste due cose. Io poi, ragionandoci, l'ho chiamato un lavorare di pancia, perché è quello che ho sentito, come se... questo, che non lo so ancora spiegare tanto bene. Ma non ti ricordi quando ti scattavi? Al di là della singola improvvisazione, tipo l'esercizio da dove era partito? Era sempre legato alle guide, a questo discorso qua, e il giorno dopo i racconti. E per me è ancora un po' difficile da spiegare adesso. Però è questo che ho sentito. Interessante proprio sentire le vostre, perché anche nel modo in cui intervenite continuano ad esserci le vostre differenze, che è giustissimo, no? Cioè a seconda della provenienza uno recepisce più qualcosa piuttosto che una, legge il percorso in un modo piuttosto che un altro, che è giusto. Ma a me è successa una cosa strana, nel senso che nelle improvvisazioni io ho sentito un'estrema difficoltà, sempre, in tutti gli esercizi. E quindi a un certo punto è scattata un'altra cosa, è scattato un affidarsi al gruppo, dire, boh, io in qualche modo non so bene perché non ce la faccio, e allora sto dentro e mi affido in qualche modo. Ci sto, non sto fuori, però ho avuto tanta difficoltà. Ha molto a che fare con l'improvvisazione, perché è una mia difficoltà, però l'ho sentito particolarmente in modo profondo e problematico anche, nel senso che ci ho pensato molto, molto, molto. Mi sono piaciuti molto gli esercizi, adesso la quadriglia, per esempio, tutti quegli esercizi. Secondo me poi erano risultato di un percorso precedente, cioè l'ho visto molto come un filo unico che portava poi a quegli esercizi che portavano a completare, a chiudere, ma se vuoi allargare dei gesti, delle azioni, e in tutto questo ho visto una bellissima coralità, comunque un bel crescendo, e che questo secondo me arrivava da un saperci ascoltare, saper vedere, saper quello che accadeva. Cioè tutto ciò che avveniva, quell'esercizio dove andava a chiudere un gesto che però poi voleva aprire un altro e creare un quadro di aperture uniche, non di chiusure. Era molto carino, secondo me arrivava da esercizi che tu hai fatto fare che hanno sviluppato un saper ascoltare enorme, secondo me, saper proprio ascoltare. E quindi se vuoi anche un abbattimento proprio dell'ego teatro del Dio per mettersi a disponibilità di una riuscita collettiva del quadro. Siccome, e in questo l'ho sentito molto, ho visto poi tutti gli esercizi dell'ascolto, del muoversi quando si muoveva qualcuno, cioè a teatro accade qualcosa sempre quando... cioè saper ascoltare quello che accade, no? Quell'esercizio in cui eravamo in cerchio, che bisognava ripetere il gesto, e se qualcuno magari lì non lo faceva apposta, aveva un momento si metteva a posto i capelli e non era il gesto che voleva proporre, ma era semplicemente un gesto con l'istintivo, tutti facevano così, era molto, molto carina questa dinamica dell'ascolto e dell'ascolto. Ma a me invece ha colpito come degli esercizi che cominciavano come puramente tecnici e fisici, poi man mano che venivano ripetuti e ripetuti e ripetuti creavano delle situazioni, no? Magari spesso comiche, però in realtà c'è stato un momento in cui invece si è creata una sensazione, almeno io ho avvertito, come tragica, come terribile, no?
quasi insostenibile. Infatti mi sono reso conto, cioè, nel senso che ho detto, ma che cavolo sta succedendo? Stavamo facendo stavamo camminando, stavamo toccandoci, tirandoci, e poi invece si è creato un clima, no? E quindi questa trasformazione, appunto, dal gesto pure semplice, che è quello che è se stesso, che è ripetuto poi tante volte, lievemente modificato, diventa situazione. Non so neanche bene come spiegare. Una situazione con dei sentimenti dentro. Non so, vabbè, per spiegare un po' meglio, non so, quando Israele a un certo punto era per terra e veniva tirato da tutti. Da un momento all'altro, quelli lì che erano dei gesti meccanici sono diventati una roba che ha detto. Che io ho letto come una cosa, come, boh, si sta mettendo in scena una tragedia, che mi è venuto in mente questo. È fondamentale capire se invece siete interessati come partecipanti o come conduttori. Se siete interessati come conduttori, vi racconto delle cose. Se siete interessati come partecipanti, ve ne racconto altre. Sono due strade completamente diverse. Come stare dentro un gruppo è un lavoro per un attore, ma forse anche non per un attore, perché qui non tutti poi forse vogliono fare gli attori. Cioè, era anche strano questo, non era un gruppo di attori professionisti che hanno deciso di fare il corso di specializzazione, insomma, di un seminario con Marco Bagnani sul teatro. Non era solo questo, molti di voi lavorano come operatori, cioè quindi anche come guide, no? Come persone capaci di gestire i laboratori. La particolarità comunque, diciamo, che io mi metto sempre nella condizione di ricavare immagini teatrali dal lavoro. Questo è l'unico motivo che io ho per cui faccio un laboratorio. Cioè, quindi è il mio doubtless. Cioè, io non faccio un laboratorio se non penso che da questo lavoro posso ricavare immagini. Tu hai parlato di un'immagine, quello di cui stai parlando sono immagini, no? A volte queste immagini chi sta dentro non le vede, a volte si rende conto che le sta creando, no? Quando c'è una buona consapevolezza di quello che si sta facendo, uno stando dentro sa che sta facendo anche qualcosa che è mostrabile fuori, no? Che è un po' forse la cosa che dicevi tu, cioè, no? Che non è né di testa, né, non è solo emozione, non è solo anarchia, cioè non è solo, come dire, buttarsi lì, venga quel che deve venire, segue il mio istinto, e non è neanche però mi metto seduto a tavolino e decido cosa devo fare. È quella condizione di equilibrio strano che è quello che a me interessa dal punto di vista del teatro. Però vedete che qui c'è una forte decisione a monte mia, cioè di qual è il teatro che mi interessa. E questo, secondo me, un operatore che fa teatro dovrebbe averlo chiaro, cioè qual è la sua poetica. Perché se no, secondo me, puoi fare tutti i laboratori di questo mondo, però cosa stai trasmettendo se non trasmetti poesia a quelli con cui lavori? Cioè, no? Se non trasmetti una tua visione anche. Trasmettere non vuol dire che inculchi la tua visione, però è quello che Peter Brook chiama il punto di vista. Se non hai il punto di vista, secondo me, è molto... Cioè, io conosco 850 esercizi, cioè, potrei mettere un cento, cioè funzionano sempre. Cioè, metti lì un po' di esercizi, le persone stanno bene, si divertono, si amalgano. Ma a me non interessa, io lavoro per far sì che già dal primo giorno di lavoro fisico escano immagini teatrali. Cioè, in realtà a me interessa fare un laboratorio nella misura in cui fin dall'inizio crea una sorta di mappa drammaturgica, di struttura drammaturgica, inconsapevole, inconscia. Ma poi neanche mica tanto, perché noi avevamo un tema. No, anche questo è importante, no? Pensa se non avessimo avuto nulla su cui lavorare. A me non interessava, cioè si può fare, però fai l'animazione, cioè fai una serie di esercizi per l'espressione corporea, l'espressione vocale, anche nelle scuole si fa così, no? Fai l'esercizio, ma
non do giudizi, attenzione, sono cose meravigliose, cioè lavoro sulla voce, lavoro sul corpo, lavoro sull'acrobazia, lavoro, sono tecniche tutte da fare, tutte da sperimentare. Però per quello che interessa a me è mettere in campo fin dall'inizio una visione teatrale, la possibilità che si escano delle, le chiamate delle scene, no? Le scene. Escano delle scene. Queste scene poi il gruppo le sente, a volte sì, a volte no, e il regista, quello che sta fuori, questo chiaro, dico il regista, la guida, deve catturarle, se questo è il suo interesse, se no no. Allora è fondamentale avere un tema, un titolo, un romanzo, un racconto, un qualcosa che unifichi tutti, che era un po' quando io, non so, adesso io confondo con altri laboratori, ho parlato dell'alfabeto e dell'equipaggio, no, cioè quello che si è creato, questa è a Napoli invece ha scritto su questo. Cioè quello che succede è che dopo 2-3 giorni di lavoro si comincia a creare un alfabeto interno al gruppo, cioè il gruppo sa quando un altro parla di cosa sta parlando, lo sa solo il gruppo. Se venisse uno da fuori, ci sono matti, di che stanno parlando, non lo sa, no? Sì, sì, questo ce l'hai detto. Sì, abbiamo fatto lo collage di storie, no? Sì, sì, questo ce l'hai detto. Mi sembra di averne parlato forse a Cosa, forse a... Io non me lo ricordo. Prima di... No, ma l'esercizio di cui parlava Irene era poi quello, no? Quel giorno in cui siamo stati ad occhi chiusi. Quel giorno ad occhi chiusi è un chiaro esempio di questo. Cioè, nel senso che c'era già un materiale che era stato, come dire, che era diventato patrimonio di tutti, no? Perché erano i racconti che avevamo sentito faticosamente. Allora poi lì entra il problema dell'ascolto, non ci voglio arrivare dopo, no? Cioè, se avessimo fatto il primo giorno i racconti non funzionava. Cioè devi capire quando il gruppo è capace di stare seduto un'ora e mezzo, due, a sentire racconti su racconti su racconti che non sono né perfetti, né belli, né puliti, né... sono veri, sono quelli che uno ha da raccontare in quel momento. Però quando c'è stato quell'esercizio lì, che è stato del tutto casuale, cioè io non ho mai una scaletta di esercizi della giornata, quello ci sono arrivato, non mi ricordo neanche come, perché stavamo a occhi chiusi, prima siamo fermati nello spazio, non mi ricordo come, eravamo partiti addirittura da questo, da fare il numero, di dire ciascuno doveva dire un numero, cioè ciascuno doveva occuparsi di un problema mentale di regola, che doveva entrare a un certo punto, dopo quella erano i nomi di saltare al centro e poi tornare, non mi ricordo come. E a un certo punto gli ho detto questa cosa qui ed è venuta questa cosa che uno da fuori dice, ma come, ma è un miraggio, ma com'è possibile? Che non c'è stato un errore, cioè quello finiva, l'altro attaccava, poi c'era quello, poi c'era quell'altro, poi c'era quell'altro. Lì non solo era questo esercizio, no? Era un esercizio che ti diceva che ormai il gruppo aveva preso esattamente la memoria di questi racconti come un patrimonio corale, collettivo, proprio. No? Poi lì io subito ho detto, ma questo sarebbe bellissimo metterlo, non è la cosa finale. Infatti poi ce l'abbiamo messa spuntandola, non era questa, però l'idea nasce da lì. Quindi io lì ho visto un'immagine teatrale che veniva fuori. No, io per immagine intendiamoci, no, non stiamo parlando solo del corpo che si muove, immagine è anche un testo, cioè in teatro, no? L'immagine, cioè l'idea che quella cosa possa funzionare. Allora, da che partiamo? Partiamo dal fatto che uno ha di fronte delle persone che sono diversissime l'uno dall'altro e che soprattutto non assomigliano a colui che guida il laboratorio. No? Cioè, allora, il problema, avere una poetica non vuol dire far sì che tutti abbiano quella poetica. La poetica è solo una guida molto lontana, no? Che è un miscuglio di intellettualità, di pensieri, di filosofia. Dico, io mi porto dietro per conto mio, non pretendo che poi tutti voi diventiate, sarebbe il guru, sarebbe pessima come cosa, no? E quanti sono i laboratori teatrali che finiscono così, no? Com'è facile che far sì che tutti si omogenizzino al pensiero di uno, no? Questo è facilissimo da fare, no? Perché comunque il potere di chi guida è fortissimo, è un potere enorme, gli altri ti stanno delegando comunque un pezzo di vita in quel momento, un tempo biologico, no? Non è piccola come cosa. Bisogna andarci molto accorti, molto,
insomma, io ne ho fatti di laboratori in cui e quindi secondo me conta molto quello che diceva lui, cioè creare le condizioni prima di tutto per essere capaci di ascoltare. Ora, noi abbiamo fatto gli esercizi, ce ne sono un'infinità di esercizi che portano a questo. Per me allora le guide è un esercizio di ascolto, ascoltare un racconto è un esercizio di ascolto, ma anche ascoltarsi, cioè quella cosa che avete detto di stare nel tempo, no? Di non sentire che c'è un'urgenza, di cominciare a trasmettere l'idea che non ci sono aspettative. Questa è un'altra cosa molto difficile, perché noi siamo pieni di aspettative, pieni di giudizi, noi vorremmo essere sottoposti continuamente al giudizio, questo ci dice se siamo bravi, se non siamo bravi, sì o no, sì o no, sì o no, continuo. Invece cominciare a trasmettere che questa cosa non c'è. Cioè non è uno spazio in cui stiamo aspettando da noi o dagli altri una cosa di quel tipo lì. Non stiamo aspettando nulla. Può essere che quanto è durato l'esercizio di camminare? Cioè, ed era l'ultimo giorno, sarebbe stato, cioè qualsiasi altra persona, no? Con l'esigenza il giorno dopo di andare a fare una cosa davanti a un pubblico, cazzo, mettiamoci a lavorare, no, rifacciamo, la ripetiamo 40 volte. Invece è passato un'ora e venti di quell'esercizio, è stato più utile quello che se avessimo provato, se fossimo metti a fare le prove di qualcosa. No? Comunque non era secondario il fatto che sapevamo che dovevamo fare una cosa poi da esporre. Anche questo uno deve decidere prima, lo vuole fare, non lo vuole fare, non è che il fatto, anche se non l'avessimo fatto per me era uguale il problema, io volevo ricavare immagini teatrali, poi non le montavo, un altro problema, cioè, no? Potevamo decidere, poi a me è stato chiesto di farlo, che volevo che il corso finisse con una esposizione più. Ce la siamo accollata, no? Però con grande leggerezza, no? Non c'è mai stata l'idea di no? Tac, no? Lì è un problema di montaggio, però riguarda più una capacità registica, cioè che io la metterei un po' da parte adesso, non è quello il fine, no? È il come montare le cose, cioè quella è l'esperienza che tu hai avuto, la capacità di tante volte che hai fatto. La cosa interessante è che comunque sono usciti tanti frammenti teatralmente interessanti. È chiaro che mentre uscivano dei frammenti l'esercizio perdeva, come dire, perdeva di training e diventava qualche altra cosa. Non ve ne accorgevate pure voi mentre lo stavate facendo. Ma anche perché io intervenivo. Cioè non c'è mai, dice, fare l'esercizio, le regole sono queste, fate. Non è questo, no? Le regole sono queste, fate, e mentre state facendo io intervengo. Perché? Ma intervengo perché quello che state facendo mi suggerisce, quindi state ponendo delle domande in realtà come azione. Allora il vero problema secondo me di fondo è creare un gruppo d'ascolto con persone capaci di ascoltarsi l'un l'altro, quindi tutto il discorso che facevate, faceva anche lei, no? Di abbandonare un po' l'io, no? Di svuotarsi un po'. Di svuotarsi quando l'ho detto siete troppo creativi, no? Che si crea troppo, che non si sviluppano le cose, che uno ne fa una, la fa morire e ne fa subito un'altra. No? Questa è un'ansia di millenni che abbiamo nella nostra cultura, per cui non è che sì, un giorno fai così e te la togli, ci vuole un allenamento lungo per essere capaci di accettare l'idea che anche stando fermo sono. No? Cioè da noi c'è poco, insomma, in Africa c'è di più, però da noi c'è proprio. Stare fermo di essere morto, no? Che non produci, che non sei attivo, che non stai creando. Invece cominciare per esempio a imparare l'idea che posso fermarmi e quella mia fermata genera energia, genera forza, genera piacere, genera cose da vedere, eppure non sto facendo nulla, è una cosa enorme da imparare, però una volta l'hai imparata cominci a capire che c'è una capacità, che l'ascolto ha. Quanto potremmo ascoltare di più, no? Cioè, adesso senza però mai, questa è un'altra cosa mia personale, cioè a me non interessa poi mai arrivare alla spiritualità, cioè io sono molto pragmatico, molto concreto, cioè, perché è chiaro che qua uno può prendere, Grotowski l'ha fatto, no? Grotowski ha preso questa strada dell'ascolto, l'ha fatta diventare un percorso esoterico
fuori dal comune, eccezionale per chi l'ha fatto. A me non interessa quel percorso, mi interessa il teatro, mi interessa quel momento in cui questo percorso, il teatro vuol dire guardare in greco, cioè se non c'è un altro che ti guarda, interessa poco, cioè se puoi, puoi farlo un percorso spirituale forte usando il teatro, io credo di sì, può arrivare al trance, può arrivare a, ma può arrivare a fare cose di una potenza sconvolgente. Infatti le hanno fatte, si fanno, no? Sono tanti maestri che sono andati in quella direzione. A me interessa sempre il momento in cui... Ciao, vieni, vieni. A me interessa sempre il momento in cui si media, c'è una forza, c'è la mediazione tra quello che è appunto l'impeto, la forza, la creatività, l'esserci, l'energia, queste cose qua, e la forma che dai a queste cose. Che nel momento in cui dai la forma vuol dire che stai mediando, vuol dire che non sta vincendo l'energia allo stato puro, vuol dire che c'è una parte razionale, la tua parte razionale, la tua testa interviene a cercare di vedere quello che stai facendo. Secondo me quando un attore è capace di vedere quello che sta facendo, ma facendolo però, non di vederlo e non essere più capace di farlo. Quindi sta sentendo, allo stesso tempo sta sentendo che sta sentendo. Come quando succede nei sogni che ti rendi conto che stai sognando. A volte, raramente succede, no? Però quando succede, cazzo, dici, madonna, che meraviglia, no? Sogna, non so, la consapevolezza che è un sogno e addirittura ci sono pratiche in cui in quel momento puoi dirigere il sogno, no? A volte c'è successo, frammenti in cui eri consapevole che stavi sognando, eppure il sogno andava avanti con tu che guidavi quasi il sogno. Ecco, a me interessa arrivare a quella fase lì, mi interessa non solo individualmente ma anche come gruppo. Voi in certi momenti come gruppo siete arrivati tutti insieme, quando dice lui che stanno facendo una cosa tragica, cioè in quel momento tutto il gruppo è consapevole esattamente che sta accadendo qualcosa di cui lui è attore, cioè la sta agendo, e allo stesso tempo si sta guardando la cosa. Allora, questo è emozionante quando accade ed è una crescita enorme anche dal punto di vista della coscienza. Allora tutti gli esercizi che producono ascolto sono benvenuti. Quali sono? Sono 3.000, l'importante è buttarli lì e vedere se funzionano, cioè non c'è una regola, cioè, secondo me non... cioè adesso a Napoli per esempio non sono partito con le guide, prima ho fatto un altro esercizio all'inizio, perché c'era un testo che era molto forte, c'erano altre cose di partenza, c'erano tutti attori professionisti con molto bagaglio professionale alle spalle, quindi ogni volta è diverso, però sempre il problema dell'ascolto, anzi quando poi c'hai gli attori che lavorano da tanto tempo ancora più difficile, è lì o lì è... No? Alle prime improvvisazioni è uno scontro di giganti, ognuno vuole prendere la scena. Per forza, sono abituati istintivamente a pensare a essere così. Quindi sono tutti, diciamo, all'inizio sono tutti esercizi per permettere al gruppo di rilassarsi nell'ascolto, di capire che ascoltare è un valore, no? Che non è, che non stiamo perdendo tempo, che non ci abbiamo altro da fare che questo. Che... Quindi anche esercizi che ti insegnano a stare nelle cose che stai facendo. E per questo non esiste l'improvvisazione, cioè esiste la conseguenza di un gioco con regole. Perché quando parliamo di improvvisazione sembra che si può fare qualsiasi cosa. No, se tu non c'hai dei paletti molto forti che ti obbligano a stare dentro certe regole, l'improvvisazione non genera nulla. Non produce, cioè anarchia allo stato puro. Soprattutto quando le persone non si conoscono, non sono allenate a stare insieme. Allora servono le regole, allora serve la guida, oppure l'ombra, oppure l'imitazione, no? Oppure i bastoni che non abbiamo fatto, cioè sono 3.000, insomma. Per poter entrare in un tempo in cui, che è un po' la sensazione che avete avuto, no? Che non c'era fretta, che avevamo tutto il nostro tempo a disposizione, che all'inizio sembra che non sta accadendo quasi nulla, no? Cioè non sta... e ti senti un po' anche spaesato perché stai facendo esercizi idioti, non so come dire, c'è un livello anche di stupidità necessaria, no? Cioè negli esercizi, che è fondamentale, è una delle prime cose che ti abbassa la soglia del giudizio, cioè girà a occhi chiusi per ritornare al punto di partenza, ma perché? Cioè qual è lo scopo?
Allora, puntare alla stupidità è importante, secondo me. Cioè, no, non è, è veramente così. Dare degli esercizi che in sé, ma che anche chi li dà, non sé, cioè, come dire, non, sono sciocchi. Insomma, stiamo fermi. L'importante è che nel momento in cui tu li dai, ci devi credere che li stai dando. E tutti devono credere da quell'esercizio, chissà che verrà fuori, se non viene fuori niente. Però nel farlo uno sta col suo tempo. E quello che devi scoprire è come stare col tuo tempo, non è come sviluppare quell'esercizio per farlo diventare chissà che cosa. Allora, anche abbracciarsi è un esercizio, camminare è un esercizio, sedersi, rialzarsi, le cose più semplici del mondo, no? Facendole tu le fai, innanzitutto le fai, questa è la cosa. Allora, portare il gruppo subito ad ascoltarsi mentre fa le cose. E quante volte io insisto sulla concretezza, siate concreti, non creiamo storie, non dobbiamo diventare interessanti, perché poi siamo tanti, è il gruppo che diventa interessante. Questo non è completamente vero, nel senso che poi il gruppo diventa interessante anche perché ci sono le individualità, che sono emerse però poi, no? Cioè ognuno di voi ci aveva tirato fuori delle cose, però è importante che all'inizio non è questo a prevalere, all'inizio deve prevalere l'idea, come dice lei, di lasciarsi andare al gruppo, che è la compassione. Credo che sia proprio quella latina di tanto tempo fa, no? Compassione, stare con la passione degli altri, cioè essere capaci di prendersi cura degli altri. E di essere preso in cura, no? Questo è tutto qua, non è che c'è altro. Dopo ci sono esercizi che possono crescere, quello della quadriglia, certo l'ho dato rischiando tantissimo, che è un esercizio che presuppone una grande conoscenza dello spazio, dei corpi degli altri, è andato bene, non è andato benissimo, cioè, se quello lo fai dopo 20 giorni fai delle esplosioni. Cioè noi avevamo tempi brevissimi, non abbiamo quasi lavorato sulle voci, quasi niente, su tutta la visione sonora, le voci, il canto, ma anche lì è un grande campo di ascolto, no? Cioè cantare insieme, improvvisare cantando insieme, cioè sono tante le cose, ma però ecco, io questi sono i miei puntelli, cioè l'ascolto, lo stare nel tempo e lo sguardo teatrale, una drammaturgia dello sguardo sempre, fin dal primo giorno, che mi permette anche stando lì di vedere anche i vostri corpi, non di annullarli, anche se gli esercizi sono esercizi di grande coesione, di perdita nel gruppo, però ognuno di voi io lo posso vedere mentre fa queste cose, no? E posso vedere le sue caratteristiche, come cammina, come si atteggia, come si siede, come guarda. E per me cominciano a diventare già delle cose teatrali, nel senso che io non penso che noi dobbiamo intervenire a modificare l'essere di una persona, io penso che dobbiamo tirar fuori dalla persona quello che la persona c'ha dentro e non sa di avere. Questo è. No. Cioè, noi dobbiamo andargli a sovrapporre una cosa, no? Cioè destrutturiamo, cioè alcuni dicono destrutturiamo tutto il mondo e poi dopo si riparte. Che destrutturi? Cioè, quello è stato strutturato così. E forse c'ha ragione lui a essere stato strutturato così. Cioè, perché dobbiamo destrutturarlo? Non è quello il problema. Cioè, non è che se parti da tabula rasa ricominci. Ricominci su che? Io innanzitutto non sono una tabula rasa. 23 anni, sono quanti ce n'è la più piccola, Elena era la più piccola, 27, 24. Cioè, in 24 anni uno è già altro che tabula, la tavola è imbandita, cioè, ha fatto già tutto. Quindi arriva con una grande ricchezza interiore che a volte sa di possedere, a volte non ha avuto modo di esprimere. E poi arriva con tutto un bagaglio anche di contraddizioni, di storie personali, di malattie, di dolori. Tutto questo materiale qua è un materiale vivente. Cioè non lo puoi buttare per me. Dice adesso facciamo una cosa e ti annulli e poi cominci, allora diventi l'interprete che può fare qualsiasi personaggio. Certo, questo presuppone che per esempio il mio concetto di attore è che un attore non può fare qualsiasi personaggio. Quell'attore lì può fare solo quei personaggi che entrano con la sua storia, quelli che entrano con la sua visione del mondo,
Quindi non mi interessa creare delle tecniche per farlo dire l'interprete che un giorno Pulcinella e il giorno dopo fa Macbeth. Difficile che possa fare sia Pulcinella. Può essere. Infatti è più chiaro comprendere la commedia dell'arte, no? Che quando uno sposa Pulcinella è Pulcinella. Perché? Che quel Pulcinella lì si sta legando a chissà che percorsi di vita, di famiglia, no? Cioè le maschere della commedia dell'arte sono meravigliose a questo punto di vista, perché fissano il carattere, no? Insomma, sei obbligato a fare i conti con la tua storia in una forma totale, con la maschera. Cosa che con Stanislavski invece credi di essere più libero, no? Ma non è vero, anche lì non sei più libero. Quindi, però questi poi diventano discorsi complicati. Quello, allora, questi tre tasselli, è il modo in cui li metti insieme e il percorso. A volte metti un esercizio, questo esercizio fa così, allora capisci che lo devi recuperare, allora magari infili dentro un esercizio di puro gioco perché vedi che il gruppo, come dire, si sta intristendo perché non è stato capace di rispondere a un esercizio. Tu dai un esercizio, il gruppo non ce la fa e lo vedi subito che non ce la fa, ma lo vedi, ma devi essere tu attento a vederlo, questo è il problema, no? Non devi giudicare, cioè se qualcosa va male il responsabile è la guida, sempre, cioè, non è il gruppo, cioè se qualsiasi cosa succede in un laboratorio teatrale, se c'è qualcosa che non va, ti devi porre il problema di che cosa hai fatto tu per far sì che andasse così, non che dice quella la colpa è sua perché mette zizzania, ma quello mette, ha tirato fuori, si è dovuto difendere tirando fuori, ha cominciato a calunniare, è successo di tutto, nei gruppi succede, no? Perché è successo questo? Che spazio, come mai è accaduta una cosa del genere? E c'è sempre un motivo di un esercizio che è stato sbagliato e che tu per esempio, allora esercizio, loro non ce l'hanno fatta e li giudichi negativamente. L'altro si sente giudicato negativamente, per reagire a questo giudizio negativo e cede nel prossimo esercizio. Una catastrofe, no? E invece no, allora è andato male, ok, può andare male, cioè che problema c'è? Magari però allora il prossimo esercizio facciamo un gioco, cioè ridiamo, oh, chi se ne frega, no? Cioè, è tutto un... Per quello è molto faticoso. Cioè, perché non le faccio nel laboratorio? Perché è veramente una fatica mortale, nel senso che tu stai tutte le ore attaccato a questo gruppo, non perdi un battito di ciglia delle persone che stanno lavorando. Serve un grado di attenzione mostruoso per poter gestire un laboratorio. Che devi vedere tutto, devi capire tutto, capire anche quello che in quel momento cosa sta facendo, che le diversità, le difficoltà di ciascuno, no? E stare sempre lì pronti a contribuire alla crescita, non a contribuire al giudizio. Però questo presuppone che per primo l'operatore che guida deve essere senza aspettative lui, non può chiedere agli altri di essere senza aspettative e poi avercele. Insomma. E questo forse diventa più difficile via via che si estrapolano delle scene teatrali, no? Via via che le scene teatrali si codificano, lì c'è un grande errore possibile e tu ti aspetti che lo rifacciano così, no? Perché è andata bene quella volta, siccome è impossibile che lo rifacciano così, è impossibile. I fogli di... Noi Alberto gli ha fatto Luciano, i fogli di Luciano, il primo, era infinitamente più bello di tutti i fogli fatti dopo. Però era l'idea, quell'idea lì è servita a poter costruire un'idea. Mai più accadrà una cosa del genere, mai più di tutte le cose che accadono in improvvisazione possono riaccadere con l'intensità di quel momento. Uno lo deve già sapere prima, è inutile che poi spinge gli attori a ricreare quella cosa lì, perché è solo frustrazione. Però da quella cosa è nata una grande idea. Allora lavori a far sì che quella cosa diventi grande dal punto di vista del montaggio, non dal punto di vista dell'intensità emotiva e affettiva del quando è nato, perché sennò è solo frustrazione. Certo, poi nel tempo uno impara a essere sempre più vicino alla libertà con cui ha creato la prima volta, però è sempre una lotta, no? È una lotta perché tu non potrai mai ritornare
a quella, allo stato di grazia di quel momento. Quel momento è nato per una causa di circostanze anche molto casuali. C'è una percentuale di assurdo e di caso in quello che accade, che è la vita, insomma, tu non puoi pretendere che tutto sia. Però in quel momento tu devi saperlo cogliere. Allora, che cosa posso cogliere di questo che può essere usabile? Questo è, può essere usabile, non che può essere eccelso, può essere usabile. Un artigiano, non l'artista, cioè artigiano. No? Come si fa? Quel vaso si fa così, non è il vaso, un vaso. Cioè, fai, allora usi queste, quello che esce, anche lì dovresti poi cominciare a metterlo da parte, noi abbiamo cominciato a metterli da parte, in una sorta, via via che andavamo avanti si formava un deposito di cose, no? Che erano tutte interessanti e tutte possibili. Poi lì interviene la scelta mia, chiaramente, però vi ripeto, quella è più legata all'idea di esporlo, no? Cioè, allora, come mai di tutti i racconti sono stati scelti questi piuttosto che altri? Non c'entra né con la bravura di chi ha raccontato, né con l'intensità. C'entra rispetto a un disegno generale in cui allora è meglio, allora la cioè, sulla strada ci devono essere delle cose di strada profonde, angosciose, delle altre. No? Se vedete aveva un percorso molto chiaro, non potevo aspettare, si arrivava al fanculo finale, no? Voglio dire, c'era una, si arrivava alla leggerezza finale passando però per cose anche, no? Poi arrivava lei che segnava la strada con una fiaba bella, diciamo, però di cui gli ho tolto tutta la parte dopo, no? Quella non è che fosse più bella o più brutta il totale della cosa. Però se prendevi solo quella cosa lì era più inquietante rispetto a quello che noi volevamo dire. Quindi un po' devi, quello poi entrano problemi di poetica teatrale, no? Come dire, di arrivare anche alla messa in scena di qualcosa. Però no, anche se non ci arrivi, è sempre importante che il gruppo senta che ha creato immagini teatrali. Perché se no, dopo un po' gli esercizi diventano delle ripetizioni. Cioè diventa ginnastica, diventa, e facciamo? Facciamo un po' di riscaldamento, così, il training, allora oggi facciamo questo, facciamo questo, facciamo. E non producono alcunché, non fanno crescere il gruppo, non fanno crescere gli individui, no? Invece se da quella cosa loro vedono che ci fermiamo, no? Da tutto l'esercizio ci fermiamo, isoliamo un frammento dell'esercizio e quella cosa lì, proviamo a dire il testo, è chiaro che lì ognuno di voi ha capito che da una cretinata, insomma, veramente era una stupidaggine quella che si è fatta prima, una cosa di essere presenti col proprio nome, improvvisamente viene fuori un pezzo di teatro. Allora quello è, allora uno, che cosa genera questo? Il secondo problema dell'ascolto, che è l'attenzione, no? Essere, come dire, essere vigili, perché vuoi vedere che mentre sto facendo una corsa, questa cosa qui non è solo una corsa. Allora, via via il gruppo si rende conto che sta dentro una cosa in cui nessun esercizio è finalizzato alla pura, al puro esercitarsi. No? Qualsiasi esercizio può generare immagini teatrali, può generare frammenti addirittura di testo, di drammaturgia. Di... Questo è... Non so, mi sembra che è questo il percorso che è stato fatto. Però vi ripeto, non ci sono regole, questa è difficile da accettare come idea, no? Non c'è un... c'è che quell'esercizio funziona, quell'altro. Dipende molto dalle situazioni, dal gruppo, dal freddo, dallo spazio. No, sai quante sono le variabili, sono l'aperto, il chiuso, ci sono variabili enormi sul modo di lavorare. Più ne fai, più acquisti esperienza e capisci al volo cosa conviene dare come esercizio. Questa è solo l'esperienza, non c'è una scuola, non credo, sono la scuola di dove. Non c'è una scuola che ti insegna come, quali sono gli esercizi migliori. C'è solo uno sperimentare, un fare, prendendo anche tante trambate in testa, cioè tanti errori, tante... Soprattutto quando poi lavori con non attori, non giovani, ragazzi, malati di mente, cioè, lì stai proprio. Però devi sempre avere
una poetica teatrale. Devi sempre, perché se no che, con che spirito, se no fai un altro mestiere. No, voglio dire, può essere, io non lo so, non lo conosco. Lo psicologo che usa il teatro come per tirar fuori i problemi dei ragazzi, cioè un'altra storia, insomma. Non è che non mi interessa, che non la so fare, io so fare solo questo, quindi vi dico che lo so fare io. Cioè, che se no, il teatro credo si possa usare tanti altri modi per tante altre finalità. Io penso sempre che anche nelle situazioni, cioè appunto meno formalizzate, dove non c'è noi, i ragazzini di Nairobi, cioè lì nessuno era, sapevano manco cos'è il teatro, attori non l'hanno mai fatto, né diventeranno attori nella loro vita. Però guai se io non ci andavo con l'idea che adesso formavo degli attori, come posso dire? Io ci sono andato con l'idea che quei ragazzini prima o poi sarebbero dovuti essere capaci di stare in scena. Questo era il mio obiettivo. Quindi non era salvarli dalla strada. Quello non era il mio obiettivo. Il mio obiettivo era farli stare in scena, essere capaci di stare in scena. Per fare questo dovevano delle regole. Ma le regole erano conseguenza del fatto che io volevo che diventassero capaci di stare in scena, non che diventassero dei bravi ragazzi a scuola, insomma. Di... E allora serviva essere capaci di saltare per 6 minuti di fila. Se ti sniffi la colla non puoi saltare, perché dopo 4 salti caschi per terra. Sono proprio... Lì allora imponi delle regole che sei il primo tu a dover rispettare e che però se non ci sono non si va avanti. Cioè, serve subito, no? Creare una disciplina e non essere neanche troppo... Cioè non è che tutto quello che succede va tutto bene, cioè non è bisogno essere buoni. Cioè quante volte ho ripreso, ho ripreso tante volte durante il lavoro. Cioè anche lì è fondamentale sentire che c'è un occhio che guarda, che sta davvero, come dire, che sta veramente con compassione. No? Compassione vuol dire se stai facendo una cazzata, ti dico che stai facendo una cazzata. Cioè stai correndo troppo veloce, rallenti, non è questo, stai sbagliando, sei fuori tempo. Vuol dire che c'è uno che su 23 persone sta vedendo tutte. Che se no uno sta dentro a un gruppo, tanto non è, come dire, non si sente io, non si sente un individuo dentro un gruppo. Invece poi è fondamentale pure che capisca pure che poi lui c'è, ma c'è sempre, insomma, perché c'è qualcuno da fuori che gli sta dando attenzione. Questo vale per gli esercizi, vale ancora più per i racconti, no? Cioè raccontare è stato un momento di grande esposizione personale, no? Ciascuno di voi ha tirato fuori, ecco, anche lì c'erano dei limiti, delle regole, a volte non sono stati rispettati, no? Cristina ha fatto una con 1 ora e mezza, cioè andava bene, cioè no, siamo andati in Africa, siamo tornati, siamo fermati con lei, però c'erano dei momenti bellissimi dentro il racconto che sono rimasti, no? Senso di paura, non è quella cosa, il senso di paura, sai che l'ho provata in aria, però il senso di paura che arriva la notte, non sai dove cazzo, come non sai come finirà il tuo culo, cioè parliamoci però chiaramente, non sai, no? È una sensazione che la provi una volta nella vita, ti resta dentro sé, lei ce l'ha trasmessa. Per cui, poi però, non è stato usato nella cosa finale, il suo racconto, no? Ma non importa, perché quella cosa lì è diventata parte del processo di crescita collettiva, non è mai importante, a volte a cose create da uno sono passate a un altro. L'idea, quando lei ha fatto la cosa in greco, a me mi è venuta l'idea delle voci straniere per le indicazioni stradali. Cioè, se non sapevi, avessi saputo, lei era greca, non mi veniva. Cioè, sono tante cose che accadono, anche inaspettate totalmente, ma è quello, devi essere tu senza aspettative, allora accadono cose inaspettate. Oppure quando arrivi a chiedere, dice, vabbè, no, per esempio a Napoli non gliel'ho chiesto, non c'è stato sto momento, però quando ho chiesto che cretinate sapete fare, e pensate da quelle cretinate quante cose sono venute fuori, no? E quello è un momento in cui diventi di stupidità totale, eppure nella stupidità uno dice, ma io però quella cosa è vero che la so fare, no? Che ognuno di noi c'è almeno una cosa da sa fare.
Invece volevo capire una cosa. Questo discorso del don d'essere, questo è tutto l'approccio che hai tu, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa che ho colto nel tuo don d'essere è questo bisogno di raccogliere immagini, no? Teatrali. Oltre a quello che... E per me è tutto. Vabbè, può essere una risposta, però nel senso, no? Cioè, oltre all'aspetto proprio legato alle immagini, c'è l'altro che... Hai preso l'osservatorio, comunque in generale ti prendi l'osservatorio, che ti aspettavi non hai trovato, ma no, io ogni volta prendo, per me ogni volta è un gradino di conoscenza in più nel mio modo di lavorare, non di me, io di me non mi conosco molto. Poi penso che noi siamo un miscuglio di noi, io non credo a me stesso, io stesso, siamo un bordello di roba che a volte ci conosciamo di più quando ci succedono delle trambate, allora capiamo delle... Quindi non è una crescita, è una crescita sul lavoro per me, questa è la cosa, capito? Cioè il fatto nascere alcune cose con questa modalità, con un gruppo così misto di persone diversissime tra di loro, ma anche proprio come aspettative che avevano dal lavoro, no? C'è chi più attrice, più attore, c'è chi più operatore, c'è chi sa addirittura che proprio vuole fare proprio l'operatore, non ha velleità di fare l'attore, no? Eravate diversissimi. Allora, essere riusciti con questo gruppo, ho visto degli esercizi che hanno prodotto delle cose piuttosto che altro, cioè per me è una crescita comunque del mio bagaglio esperienziale sul teatro, no? Anche poi sul montaggio, su come arrivarci con sempre maggior leggerezza, no? non farsi più angosciare dalle cose finali, no? Ragazzi, questo lo sto capendo. Prima non ero così, ero più agitato, quando avevo 40 anni, cazzo, non ci vengono a vedere, no? Cioè, e trasmetti questa angoscia a tutto il gruppo, ovviamente, no? Allora diventano le droghe, allora quell'altro sbaglia, allora quell'altro si inquieta, quell'altro si arrabbia, quell'altro accusa l'altro di aver fatto l'errore per colpa sua, e diventa una catastrofe. Ci arrivi lo stesso a farla, no? Però ci arrivi con una cosa così. Invece essere riusciti ogni volta a non pormi più il problema del di chissà che cosa che devi raggiungere, no, essere anche lì capace di stare con quello che c'è dopo quei giorni, è già questa cosa qui che abbiamo fatto, che comunque non se ne vede tanto, no? Cioè, no, dentro delle cose eccezionali, teatralmente eccezionali, bellissime. Quindi per me è quello. Poi è chiaro che cambia tutto se tu dici parto da Marco Valdo di Italo Calvino, e quella è la base comune di lavoro. Ok, chissà che cose venivano fuori, no? Allora lì esplori che cos'è la Marco Valdinità, no? Cioè, oppure lavori su X, oppure lavori su... Cambia l'intorno, però il metodo, il modo di approcciare non è diverso. È importante però che ci sia una condivisione da parte di tutti di un qualcosa su cui vogliamo andare a esplorare, perché se no che, su che andiamo a esplorare? Su noi stessi. Noi stessi non siamo interessanti. Noi stessi non siamo interessanti. Noi diventiamo interessanti quando ci applichiamo a qualcosa che è esterno a noi. E nel fare questo diventiamo più interessanti. È il meccanismo del teatro. Il teatro diventa interessante perché tu ti metti un naso e in quel momento devi fare così, no? E facendo così scopri che hai un corpo che può fare così, ma altre cose non le può fare. No, ti scopri, cioè via via, esplori te stesso grazie al fatto che sei un altro. Perché per fare quell'altro chi è che lo fa? Questa è la cosa fondamentale del teatro. Per infilare quella maschera, ma chi è che sta facendo quella cosa lì? Ci deve essere un chi da qualche parte che lo fa. Ed è tutta sta scoperta qua. In questo è sempre terapeutico il teatro, anche quando nessuno vuole fare terapia, è sempre un fatto terapeutico. Perché tu, per forza, nel momento in cui fai un altro, scopri delle cose, no? Scopri delle cose di te. Però guai se metti tu al centro delle... Cioè, noi non siamo non è che non lo siamo, siamo pieni di cose interessanti, però lo scopriamo solo se possiamo fare esperienza di una narrazione all'esterno di queste cose. Se no, noi possiamo essere interessanti tantissimo, ma ci guardiamo l'ombelico, insomma, come dire, no? Mettiamo al centro della cosa noi stessi, agli altri non siamo così interessanti.
ci abbiamo tante cose, lo diventiamo quando ci applichiamo a qualcosa. Allora nell'applicarsi scopriamo che abbiamo dei tesori nascosti eccezionali. Io la penso così, poi lo so che non tutti la pensano così, ma ve l'avevo detto fin da asti. E anche essere capaci di relativizzare sempre. Se uno è capace di relativizzare, tutte le cose sono utili, può prendere da tutto. Se uno invece pensa che di assolutizzare, è un disastro, secondo me. Allora, Marco Bagliani, ecco la roba lì, questo è quello che vi sto raccontando di me, questo è il modo in cui abbiamo lavorato insieme. Arriva un altro, un'altra storia, ma non bisogna giudicare l'altro dopo aver fatto quella cosa di Marco Bagliani, se no sei spacciato. Devi essere capace di stare dentro anche a tutti i casini che un altro ti propone, perché anche lì c'è da prendere sempre qualcosa. Io penso, per quello io amo tutto il teatro, io non c'ho, poi amo il mio, cioè il mio modo di pensare al teatro, di farlo, no? Però voglio dire, cioè, l'altro giorno stavo a Piazza Navona, c'era una che faceva la statua di quelli fermi vestiti di bianco, era impeccabile, cioè gli ho dato 4 euro perché era bravo, cioè non era in malafede, cioè, molto bravo, cioè era perfetto, era una statua della libertà, perfetto, sotto il sole di Roma, sudava, com'è? Non muoveva un ciglio, è stato lì tanto. Allora, quello ha deciso che quella cosa lì, quello non è meno bravo di Populizio che lavora con Ronconi, cioè, no? Solo quello, poi diciamo, vedi gli attori che invece recitano in malafede, allora lì un cazzo, no? Quando senti che non stanno cercando niente, però vanno bene tutti, c'è il salto in banco, quella che suona la fisarmonica per strada, cioè tutti quelli che si espongono, l'importante è che lo facciano, mentre lo stanno facendo lo senti che stanno cercando delle cose. Tutto qua. Quindi io li amo tutti, li amo Puccini. Io sono andato a vedere un Arlecchino Salvatore dei Due Padroni di Strehler a Roma. L'avevo visto 20 anni fa, sempre con Ferruccio Moretti. Uguali, uguali, c'è un po' di falsetto, lo vedi che si appoggia un po' di più, che, no? Ma è impressionante, 87 anni, cioè lì fai così. Quello ha dedicato la sua vita a essere Arlecchino, ma con un costante lavoro su di sé. Non è meno potente di un monaco che si ritira nel deserto a vedere Dio, cioè è uguale, se no. Quindi, poi è un teatro che a me non interessa, cioè non lo farei mai, no? Di delle cose che fa tutto lo spettacolo, non me ne può fregare di meno, no? Cioè, non lo farei mai così, però ma perché giudicarlo? Cioè il piacere di vedere dei grandi attori in scena che lavorano, che fanno le loro cose bene, fatte bene. Bella regia, cioè era perfetto tutto lo spettacolo. Poi che facciamo? Dove siamo? Facciamo un po' di laboratorio. Ci abbiamo detto. Un'oretta. Che domande volete fare? Che ne so? In Africa io sono andato perché volevo che quei ragazzi lì poi un giorno potessero stare in scena, no? Cioè non è che mi interessa se portarli via dalla strada, cioè avevo questo pensiero che poi eticamente tu quello l'hai anche condiviso, se non ricordo male. Però secondo te è possibile, cioè a me sembra che invece l'altissimo valore di quel lavoro lì sia stato proprio che attraverso questa estrema sincerità e direi congruenza professionale tu sei riuscito dove altri magari operano più socialmente non riescono. Quindi è un po', cioè non so, mi fa un po' specie quando tu mi dici io ho puntato più a quello. Ti irrita un po'. Non è che mi irrita, mi fa specie nel senso che da un punto di vista mi è molto di stimolo quello che dici io.
avevo un problema sociale, quindi dico, caspita, se dovrei fare anche io un po' un passaggio più, come dire, un po' più di analisi su dove veramente voglio portare le persone. Sì. Dici, io tiro fuori dalle persone quello che loro non sanno di avere, no? Che è un po' anche la base del nostro lavoro. Sì. Però il problema è sempre che tu li vuoi portare in un posto dove non sei sicuro che loro ci vogliono andare, no? Sì. L'idea è sempre un po' andarci insieme, cioè capire insieme dove che si vuole andare, no? Però il fatto che tu avessi questo contesto di stare in scena, dove ognuno può essere dove è, credo che abbia un altissimo valore proprio di, non so, di etica sociale, mi verrebbe da dire. Per cui un po' la domanda è se, no, se tu pensi che davvero esista una distinzione, no, tra queste due cose, perché dal mio punto di vista non c'è, anzi. Forse la distinzione tra? Tra il dire io vado giù e porto la mia competenza, la mia voglia di ricercare qualcosa che qui non trovo più, come quello che ci hai detto adesso, no? Lo vado a portare là perché sono curioso di vedere se posso dare qualcosa lì e se posso ricevere, no? E lo dicevi come se fosse una cosa importante da sottolineare, per dire non vado lì a fare un lavoro né di teatro sociale né sociale. No, infatti è questo. Se io fossi andato lì ponendomi il problema di usare il teatro per portare questi ragazzi fuori dalla strada, non sarei riuscito a farlo. Cioè, gli avrei fatto un sacco di esercizi. Dopo 10 giorni che stavamo lì avevo creato un oratorio. Cioè, era come l'oratorio, no? Si va a giocare a pallone, si sa, non stiamo più in strada e ci divertiamo a fare gli esercizi che hanno a che fare col teatro. Si può fare, eh? Non è che non si può fare. Ma secondo me non c'è una crescita delle persone in questo, soprattutto non c'è per me. Quindi, voglio dire, io non sono un buon samaritano, cioè, come dire, non ho l'idea, capito, che vado a fare una missione di questo tipo. Io vado perché in questo modo sperimento anche se il mio teatro può generare forti immagini teatrali in una condizione di questo tipo. Nel fare questo chiedo alle persone che lavorano, che non sono attori, di, come dire, sono obbligati a stare con queste regole che però loro non condividono, non le vogliono, non sanno neanche perché. Però se io non le avessi, io non ce la farei, a parte non ce la farei a stare a Nairobi più di 7 giorni, cioè. Capisci? Allora per me è fondamentale la stessa cosa che dicevo prima, io ho bisogno di ricavare da questo percorso espressioni artistiche, linguaggi, immagini che mi permettano di dare un senso al mio stesso lavoro. Nel fare questo chiedo delle cose, queste cose come conseguenza hanno che non stai più per strada, ma è una conseguenza di un atteggiamento. È come se, cambiamo la cosa perché è uno dei problemi che abbiamo adesso in Africa, siamo in questo centro d'accoglienza, fai un dopo scuola, no? Allora tu puoi fare un dopo scuola che, come dire, dove fai in modo che i ragazzi che non sono potuti andare a scuola abbiano la possibilità di andare a scuola e quindi di pareggiare il conto con quelli che invece ce l'hanno fatta ad andare, no? Bene, ti faccio un esempio per capire la metafora. A me funziona un dopo scuola se fai Don Milani, non se ti metti come servizio sostitutivo di qualcosa che non c'è. Salvo i ragazzi dalla strada, non li faccio più drogare, gli do, possono leggere e scrivere. No, non possono leggere e scrivere. Non basta. Cioè, se faccio una cosa del genere, devono arrivare, come dire, a comporre un romanzo, devono arrivare a creare loro una biblioteca, devono arrivare a fare una cosa che nessun ragazzo in Africa fa. Questo è. Allora, in questo modo, secondo me, tu, come dire, li investi di una dignità forte, quelli con cui lavori. Perché gli stai chiedendo una cosa forte, alta, capito? Ma loro cosa chiedevano a te all'inizio? Ma loro non sapevano, loro non chiedevano niente, cioè loro chiedevano di poter mangiare e dormire da qualche parte, cioè non avevano nessuna idea di che cosa, non sapevano neanche perché io stavo lì, cioè io stavo lì perché John Mururi, che loro di cui si fidavano, di me non si fidavano, non sapevano neanche chi ero, poi Bianco, John Mururi il giorno prima c'era stata una rissa, John Mururi sapeva che io arrivavo, no? Sapeva tutto del progetto, c'era stata una rissa e la polizia li aveva picchiati
5 dei più grandi, ovviamente Bolt, cioè lui gli ha detto per forza vi picchia perché non siete allenati, mo vi porto qualcuno che vi allena. Questo è stato il suo. Quindi capisci? Cioè proprio. Quindi forse quello che si aspettava di imparare il Kung Fu, non lo so. No? Cosa si aspettava? Perché l'hanno conosciuto, cioè quando hanno iniziato con loro il lavoro. Perché quello ve lo leggo anche rispetto ai ragazzi che abbiamo fatto. Cioè a me ha molto colpito come tutti. Io lo so, ho avuto molto la sensazione che ci fosse un giorno una sorta di patto, no? Che c'era fra noi, come gruppo, completamente eterogeneo, ognuno con le sue specialità, che arrivava lì. Secondo me è sempre con un'aspettativa un po' diversa, oppure un bisogno diverso, non so. Io ho molta sensazione, non tanto parlando, quindi c'è un po' per esempio di più la sensazione che ogni giorno ci fosse la possibilità comunque di contrattare fra quello che portavamo noi, quello che portavi tu. È una cosa giusta questa, dicendo, proprio una cosa di questo tipo, un baratto continuo, no? Uno scambio continuo di cose in cui però l'elemento è la fiducia. Questo, e tu devi, non devi mai sentire che quello dall'altra parte ti sta dicendo, ti sta giudicando per come sei, mai. Allora funziona. E però allora pure tu rispetto a me, come posso dire, se io non te lo faccio rispetto a te, anche tu rispetto a me non mi devi giudicare. Se passa questa cosa puoi portarli a camminare sui carboni ardenti, cioè puoi fare qualsiasi cosa, ma devi sempre fare attenzione, che non devi fare qualsiasi cosa per una cosa estetica, ne so, per il piacere spirituale, che ne so. Perché hai un obiettivo. Cioè il mio obiettivo è il linguaggio teatrale, il mio orizzonte è molto stretto, come posso dire? No? Che non ci ha messo tanto largo. Ma è largo perché è stretto. È largo perché è un linguaggio, non è il mondo. Capito? Grazie al fatto che io. Il linguaggio è quello del teatro. Il teatro vuol dire che qualcuno guarda qualcun altro agire. Fine. E nel guardarlo c'è una comunicazione. Io ti guardo a te perché è interessante, efficace quello che tu mi stai trasmettendo, però perché ti devo stare a guardare? Perché ti devo stare ad ascoltare? No? Allora è questo l'obiettivo. E finisce lì. Cioè non è che poi dopo. Da questa cosa qua chissà che. È chiaro che da questo ne deriva una serie di conseguenze, ma ti ripeto, sono conseguenze. Il ragazzino che si è messo a scrivere il diario di tutto il lavoro che mo vuole fare l'high school è una conseguenza. Ma se io mi fossi. Non ci arrivavo mai. Mai. Questo. Quindi è avere anche l'umiltà di dire quello che posso fare è questo, quello che so fare è questo, non è. E forse poi qualcuno ce lo siamo perso per strada, no? Una seconda, adesso tornano in 19, in 18 perché due sono stati in punizione, e si sono accoltellati tra di loro, hanno rubato l'hi-fi. Cioè non è che siccome non è solo rose e fiori, cioè nella vita insomma, non è detto che tu siccome hai fatto quella cosa lì adesso sono tutti dei santi che camminano diventano tutti dei dottori, no. Basta niente, quello si ritrova a rivivere le condizioni, perché il loro linguaggio fino a un attimo prima è stato quello, cioè, per tutta la loro vita, quindi non è che come sei arrivato tu. Quindi loro possono, come dire, risolvere una lite non accoltellandosi, solo se hanno capito che la parola con cui possono risolvere il problema è una parola che l'altro ascolta. Tu è quello che gli stai, ma è una conseguenza del lavoro teatrale, non è il fine del mio lavoro. E quindi funziona, a volte non funziona. Cioè non è un. Non tutto, sicuramente non tutti questi venti riusciranno a risolvere la loro vita, no? Ma non è neanche un problema mio poi, cioè anche questo, no? Io non ho il problema di, come dire, non sono lì a seguirli da lì fino a 80 anni cosa faranno. Può darsi che tra 10 anni uno, ne so, fa il suo spacciatore, che ne so io. Cioè, intanto è successo questo, che hanno fatto uno spettacolo teatrale, che hanno un passaporto, che non sniffano più, che tutto, la maggior parte sono tornati a scuola, hanno trovato un lavoro e speriamo che nella vita poi questa cosa gli serva. Tu più di quello che puoi fare, cioè non è che hai la possibilità di dirigerti, no? È guai secondo me se ce l'avessi, è pericolosissimo, che ne
so io come si fa a dirigere, no? Sembra una cosa, la responsabilità. È un atteggiamento, non so come dire, molto, direi pragmatico, non so come dirvi, molto laico, ecco, molto, che tiene conto delle cose step by step, cioè passo dopo passo accade così, prima dopo accade così, come posso fare per fare in modo che la situazione del gruppo evolva, che quello si esprima, che quell'altro tiri fuori, e come posso fare che queste cose producano poi una scena, questo è il mio lavoro. Se mi concentro su questa cosa qua, ci sono infinite conseguenze. Se non mi concentro su questa cosa qua, allora diventi il guru, diventi il maestro, diventi il missionario, diventi quello che ha la fede e mi insegna che è solo con la fede. Cioè, sono altre cose. Non meno importanti, non meno forse salvifiche, non lo so. Però io penso questo. Penso, non adesso, lo penso adesso dopo anni e anni e anni di esperienze fatte di cotte e di frutta, quindi, no? Che non è che è sempre andata bene, che sempre tutti i gruppi funzionano così, che sempre, a volte per niente, insomma. Ciao. L'esperienza del lavoro teatrale non è il fine del mio lavoro e quindi funziona, a volte non funziona, cioè non è un... non tutto, sicuramente non tutti questi 20 riusciranno a risolvere la loro vita, no? Ma non è neanche un problema mio poi, cioè anche questo, no? Io non ho il problema di... Come dire, non sono lì a seguirli da lì fino a 80 anni cosa faranno. Può darsi che tra 10 anni uno fa lo spacciatore, che ne so io. Cioè, intanto è successo questo, che hanno fatto uno spettacolo teatrale, che hanno un passaporto, che non sniffano più, che la maggior parte sono tornati a scuola, hanno trovato un lavoro e speriamo che nella vita poi questa cosa gli serva. Tu più di quello che puoi fare, cioè non è che hai... possibilità di dirigermi, no? Guai secondo me se ce l'avessimo, è pericolosissimo, che ne so io come si fa a dirigere, no? Sembra una cosa, la responsabilità. È un atteggiamento, non so come dire, molto, direi pragmatico, non so come dirvi, molto laico, ecco, molto... che tiene conto delle cose step by step, cioè passo dopo passo accade così, prima dopo accade così, come posso fare in modo che la situazione del gruppo evolva, che quello si esprima, che quell'altro tiri fuori, e come posso fare che queste cose producano poi una scena, questo è il mio lavoro. Se mi concentro su questa cosa qua, ci sono infinite conseguenze. Se non mi concentro su questa cosa qua, allora diventi il guru, diventi il maestro, diventi il missionario, diventi quello che ha la fede e mi insegna che è solo con la fede, cioè sono altre cose, non meno importanti, non meno forse salvifiche, non lo so, però io penso questo, penso, non adesso, penso adesso dopo anni e anni e anni di esperienze fatte di cotte e di frutta, quindi, non è che è sempre andata bene, che sempre tutti i gruppi funzionano così, che sempre, a volte per niente.